Ora ragazzi, si fa una piazzalata con il Mad Van e si fa anche uno speed, si fa anche qualche impennata, eh? Che ne dite? Qualche impennata, guardate quanto penna, eh? Fa paura? E anche uno speed ho messo dietro alla wheelie. Ho messo dietro alla wheelie bar attaccata alla brutta il GPS. Due S stock. Si va più lontano possibile. Tecca. Fa delle impennate pazzesche. È divertente, abbasso sempre un po' il due arretti sullo sterzo perché sennò diventa troppo birbo da gestire, invece così è abbastanza modulabile lo sterzo. Comunque ragazzi, sul piazzale è una figata pazzesca. Ora io voglio provare qualche inserimento. Va come le fucilate, queste gomme scivolano, grippano il giusto, ed è il giusto, deve essere così. Come vedete anche un ottimo handling, poi sicuramente anche ribaltata magari la facciamo, eh. Speriamo di no. Lo adoro. Lo adoro ragazzi, lo adoro. Ma lo vedete cosa non è? È una meraviglia, è una cosa pazzesca, pazzesca! Mi fa godere da paura, da paura. Poi si manda anche bene, ripeto, abbassando il due arretti, perché sennò diventa troppo birbo di sterzo e magari... Io ho messo attaccato dietro, dicevo, il GPS alla brutta con un po' di nastro. Guardate cosa non è! Guardate cosa non è! Un disastro! Guardate cosa non è! Guardate cosa non è! Fare un'impennata di 200 metri è pazzesco. Ragazzi, fa passaggi così, le lipo si stancano, una banalissima 2S da 5000, adesso guardiamo anche quanto abbiamo fatto di speed, ma dovrebbe fare sotto i 60, che non è pochissimo, ma è divertentissimo. Qui tu fai l'impennata e basta, cioè praticamente ti butti troppo via. Però anche se c'è da guidare, ripeto, vedete, io inserisco, eccolo qua, facciamolo un po' incazzare. Eccola la ribaltata, si è appena appena appoggiato sopra.
Vabbè, l'ho forzato tanto. Allora, ribaltandosi, vi faccio anche vedere alla brutta lì il GPS attaccato al nostro Hartal, potenti mezzi tecnici del canale YouTube. Però ribaltandosi non si è fatto niente, appena appena, perché graffia gli skid. Però adesso io l'ho forzato veramente tanto, ho fatto un 360 e poi gli ho dato una girata al contrario, quindi. Però se io voglio simulare un po', faccio un inserimento, butto dentro, eccolo qua, faccio un curvone, vedete, là, lo mando, cioè lo vedo verso di me, poi ritorno di là, eccolo lì. Cioè mi ci diverto anche sul piazzale. Ragazzi, modelli ne basta poi, bisogna cambiare atteggiamento i modelli. Da qui in avanti ne compro uno alla volta, però questo rivenderlo sarà un casino. Ti diverti un mondo. Ho cannato che ieri è piovuto e purtroppo non sono stato. Lui in penna, niente, lui, cioè, se e dicevo, ho cannato il fatto che ieri pioveva e porca d'una trota lo potevo provare sotto l'acqua. E mi sarebbe piaciuto veramente tanto provarlo sotto l'acqua, perché sono convinto che era una figata pazzesca. Perché? Perché le gomme scivolano ancora di più. Adesso lui scivola, perché si inserisce, basta fare una leggera imbardata, vedete, lui scivola. Addirittura fa il 360. Vedete, scivola subito, quindi si inserisce. Però sul bagnato deve essere pazzesco, pazzesco. Frena il giusto, non è invadente la frenata, davvero bello. E poi guardate cosa non è. Sereno, piccolino, incazzato. Quella cattiva faccia, quella di quella faccia cattiva. Ripeto, divertente, si impenna, si guida. Simulo dell'S. Guardate quanto handling ha, che comportamento carino che ha. Rettilineo, staccata, inserimento, una bella S, che ne so, così. Curvone abbastanza appoggiato, rirettilineo. Lo buttiamo dentro a un tornante, poi si fa una S qui vicino da noi. Oh, oh. Poi si fa un curvone, un po' l'appoggio e poi si sdraia. Ah! Addio, mi sono cagato sotto. Ragazzi, è una figata pazzesca. La 5000 ancora persiste. Eccola la ribaltata bella. Ci voleva. Ma confido nelle gomme, cioè nel senso, sono nuove. Secondo me a forza di fare queste derapate scivoleranno sempre di più. Però vi faccio vedere, ho fatto una ribaltata. Ok, dove vai, animale? Ho fatto una ribaltata, non so se riuscirò a farlo vedere, boh, perché non sono da un quadro, perché io ho la cam nella testa. Però non si è graffiato per niente, niente. Io gli tengo anche la pelliola protettiva, però lui non si è graffiato per nulla, si è appena appena toccato gli skid, ma deve essere così. Ciao Mad! Oh, wow! Pazzesco, pazzesco. Lo adoro. Siamo un po' d'ignoranza, sono sempre passaggi, però vedete, cioè si guida, cioè si mette dentro dove si vuole. Si prova a fare un 8, va.
Allora che ne dite? Sta? Che ne dite? Eccolo, cut-off. Faccio vedere il cut-off. A stecca. Allora, facciamo una chiacchierata, va. Vieni, vieni, faccia da schiaffi. Eccolo qua, il mio faccia da schiaffi RC. Wow, che bello. Piazzale. Prestissimo la mattina. Una RC da 300 euro, che non sono poche, per carità. Però ci si butta via, ci si diverte da morire. Raga, vi mollo così, con la sua radio. Il Mad Van faccia da schiaffi, un bel piazzale on road, avete visto dei passaggi? Io non mi stavo dimenticando, cazzarola. Siamo venuti via apposta. Allora, quanto abbiamo fatto? Secondo me sotto i 60. Vediamo, lo vedete? Si legge? Eccolo là. Eccolo lì. 57 km orari, che dai, poco non sono, dai. Per un 2S stock così, 60 all'ora direi che va più che bene. Anche perché, ripeto, a 3S andrà veramente troppo forte. Troppo forte a 3S. Comunque vi mollo così, raga. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate like, condividete il video e restate là che non vedo l'ora che ripiova e possa essere disponibile la mia presenza per provare. Un salutone, bye bye bye.